visibili e fruibili attraverso un nuovo approccio alla ricerca online. Questa è la mission di Google e su questo ha fatto la sua fortuna. Ok? La stessa cosa di chi ha inventato Facebook. La stessa soprattutto tutti questi social media. Diciamo che si parte, stiamo parlando proprio di internet, in questo caso si parte da un'idea che probabilmente chiunque di noi potrebbe aver avuto. Magari basta che è un esperto di programmazione, di progettazione web, no? Vediamo Pirelli, altro esempio, tutt'altro settore. La mission della Pirelli, che noi conosciamo per le gomme della macchina, delle macchine, qual è? Quella di produrre, in realtà era quella di produrre cavi e pneumatici per il trasporto di beni, di energia, di informazioni a livello di diversi ambiti internazionali, impiegando capacità tecnologiche e di ricerca distintive. Vedete come è molto più ampia la mission, siccome rispetto a quella che noi abbiamo come idea che identifica la Pirelli, gomme o scarpe. Ok? Aprilia. Qual è la mission dell'Aprilia? Produrre moto di diversa cilindrata destinate a clienti nazionali, distinte soprattutto per il design. Infatti l'Aprilia è un'azienda motociclistica soprattutto a livello nazionale, cioè ha preso proprio il mercato di riferimento suo nazionale. A livello di internazionalizzazione sta partendo adesso, eppure esiste da tanto, In prospettiva, infatti, internazionalizzazione e mantenimento dei processi di outsourcing. Ricordiamo, outsourcing significa esternazionalizzazione, cioè ricorrere ad altre imprese per svolgere alcune fasi del processo produttivo. Ed è ben chiara questa cosa: se io sono un'azienda affermata a livello nazionale, quindi attuo delle procedure di internazionalizzazione del mio prodotto, ovviamente agli inizi non sono in grado, non sono in grado di modificare dimensionalmente la mia azienda, ok? Io mi l'Aprilia in questo momento in quale delle tre fasi di economia la collocate secondo voi sotto questo punto di vista? Medio-lunga tra le tre fasi di economia di economie di scala tecnologica, no? Praticamente perché? Perché l'Aprilia in questo momento sta ampliando le proprie dimensioni dell'impresa, non sta modificando le sue tecniche produttive, ok? E sta soprattutto sfruttando l'outsourcing, sta dando all'esterno la possibilità, sta affidando a imprese esterne il compito di produrre anche per sé, ampliando le sue dimensioni di impresa, ma non a livello materiale, a livello proprio di business. Vedete? La mission quindi di un'azienda ha il compito di guardare, ti permette di guardare lontano, dove vuoi arrivare. Cioè, la mission, la vision adesso. Quindi abbiamo detto, nell'ambito dell'orientamento strategico di fondo, la missione mi permette di, e l'abbiamo visto, poi l'orientamento strategico di fondo mi permette di guardare lontano e quindi di avere una certa vision, una visione. Che cosa intendiamo per vision? È ciò che l'impresa vorrebbe diventare, o potrebbe ovviamente diventare, quella che è l'idea di se stessa nel futuro atteso. Quindi non così, tanto per, ma io lo attendo perché ho tutti i mezzi per poterla raggiungere, quel livello di impresa. Molti parlano di strategic intent, cioè di motivazione strategica, cioè la vision può essere anche una sorta di motivazione per l'impresa, per l'imprenditore, per il gruppo di imprenditori. È una sorta di aspirazione di lungo termine, è un vero e proprio manifesto dell'impresa, come vedete qui. La visione, ovviamente, è un elemento trainante per lo sviluppo dell'impresa, perché ne ha motivato la nascita e ne motiva anche appunto la sua crescita. È strettamente connesso come concetto a quello del ruolo imprenditoriale che io ho. Ok? Io ho una missione, ma devo avere anche una visione, no? E poi, ovviamente,
La visione a sua volta si compone di diversi elementi, i valori di base, i cosiddetti core values, il devo raggiungere un servizio eccellente, una tecnologia più avanzata, una certa creatività e responsabilità sociale come valori, come obiettivo i core purpose, la ragione per cui esiste l'impresa, quindi quello di fare ricerche di mercato, produrre materiali, avere anche degli obiettivi visionari, per esempio il raggiungimento di determinati target, per esempio visionari. La Ford, no? Henry Ford, quando ha creato la Ford, l'ha creata con lo scopo di produrre la macchina del popolo, ok? Democratizzare l'uso dell'auto. Per esempio, una visione, diciamo, un obiettivo visionario può essere quello, se io produco biciclette, quello di diventare la Nike delle biciclette, no? In pratica, di diventare il numero uno nel mio settore. Molte volte posso anche essere preso per pazzo come imprenditore, ma attenzione, deve essere un orientamento strategico di fondo. Quindi se io mi vedo proiettato in quel modo come visionary goal, cioè come obiettivo visionario, è perché so che lo posso raggiungere. IKEA, la visione dell'IKEA nella mente del suo fondatore. To create a better everyday life for the many people, we make it possible by offering a wide range of well-designed, functional home furnishing products at prices so low that as many as people as possible will be able to afford them. Ve lo traduco. Qual era la visione del signor IKEA? Quello di creare, ok, un miglior stile di vita, cioè modo di vivere quotidiano delle persone, della gente. Noi lo possiamo rendere possibile in che modo? Diceva, offrendo un'ampia gamma di prodotti di arredamento, ok, per la casa, ben disegnati e funzionali, ad un prezzo così tanto basso per cui sarà possibile alle persone poterseli permettere questi prodotti. Vedete? Cioè, cambia un po' la visione della casa di produzione di mobili, ok? E il Ford che pensava alla democratizzazione dell'auto, no? Questa è una vision che ha IKEA e che pian piano, guardate, lo sta raggiungendo, eh? E voi avete idea di che cosa significhi oggi IKEA? Nel momento in cui io dico IKEA, ho un concetto ben definito di arredamento funzionale, mobili di furniture, di mobili di arredamento funzionali a basso prezzo, a basso costo, originali, ben disegnati, per cui sono anche disposto ad andare, prenderli smontati e montarmeli da solo a casa, no? Guardate, come un'azienda in un determinato settore crea proprio anche una nuova era molte volte. E poi abbiamo la nostra business idea, idea imprenditoriale, che definisce la natura dell'attività economico-produttiva verso cui convoglieranno tutte le energie e i capitali dell'imprenditore, che considera le variabili soggettive alla base della nascita dell'impresa, cioè che sono le variabili soggettive, tutte quelle variabili che fanno riferimento alla sfera socio-psicologica dell'ambiente che ci circonda, e all'intuizione. E per questo motivo noi possiamo distinguere due tipi diversi di business idea. Guardate, quello che dico adesso sto dicendo in termini un po' più economici ciò che in realtà noi spesso abbiamo in mente. Possiamo avere o un'idea di impresa innovativa o un'idea di impresa imitativa. O la penso perché mi sa che nessuno l'ha pensata una cosa, o la penso perché va talmente bene che la voglio fare anch'io. Business idea innovativa crea nuovi potenziali di profitto con l'uso di innovazioni, sempre la parola innovazione troveremo, no? O con l'individuazione di nuove forme di utilizzo di prodotti che già esistono. Anche in questo caso, anche se il prodotto esiste, dove sta l'innovazione? Nell'aver capito l'utilizzo in maniera diversa di quel prodotto o nell'aver capito l'erogazione in maniera diversa di quel determinato servizio.
Questo genera solitamente un mercato. Vedete il cellulare. Che cosa ha creato? Ok? La business idea imitativa. Che cos'è? È quella in forma di idea imprenditoriale che sfrutta esistenti potenziali di profitto che già esistono, però ovviamente cerca di attuarla, l'impresa in questo caso, tale idea imprenditoriale imitativa, cerca di attuarla organizzando meglio l'organizzazione del prodotto, differenziandolo, per esempio, vendo il prodotto usando una formula di vendita diretta, magari un prodotto che viene venduto solo indirettamente lo vendo in modo diretto a livello commerciale, perché non l'ha pensato nessuno, lo sto pensando io, o meglio, siccome va, lo voglio offrire anch'io. Comunque, l'idea di impresa è data dalla combinazione di un segmento di mercato, che è il nostro obiettivo di riferimento, di un prodotto o di un'offerta di servizi e di una struttura organizzativa che mi dà la possibilità di sapere come realizzare, quindi, e la maniera in cui realizzare ed erogare la mia offerta. Ovviamente occorre che ci sia una stretta correlanza tra questi elementi, che ovviamente si pongono, potete capire bene, alla base dell'avvio di un'impresa. Io non posso avviare un'impresa se non ho il target di riferimento, se non ho idea di quello che devo produrre o che devo offrire e soprattutto se non ho una mia struttura organizzativa, minima che possa essere. Anche io da solo devo sapere organizzare il tempo, come dedicare il tempo. Se io sono da solo non posso dedicarmi solo all'aspetto commerciale, se vendo, o all'aspetto produttivo, se produco, ma mi devo occupare anche dell'aspetto strettamente di marketing, attraverso il quale procurarmi la clientela. Devo occuparmi dell'aspetto amministrativo, come gestire la mia impresa, ok? Perché sono da solo. Quindi significa che se il tempo che dedico è il 100%, dovrà definire le quote percentuali di utilizzo di questo mio tempo. Se sono un'azienda commerciale, magari mi occuperò al 50% della commercializzazione, ma mi occuperò anche al 20% dell'amministrazione e al 30% delle pubbliche relazioni o delle strategie di marketing. Quindi la business idea è un prodotto anche storico, perché deve essere un frutto di un processo di apprendimento. E quindi ogni idea di impresa è sempre unica, perché è strettamente connessa al mio apprendimento, alla mia formazione, al mio modo di cioè alla maniera in cui io ho capito perché quella è una business idea. Non so se sono chiaro nel dire questo, va bene? Quindi vedete anche come in una realtà, voglio dire, in un mondo quale quello attuale, dove ormai sembra che ci sia tutto, che sia stato inventato tutto, che sia offerto tutto, in realtà da cosa può sempre nascere nuova cosa, ok? Basta anche offrirla in maniera diversa. Tutto sta nell'applicarsi e nell'intuire l'opportunità di innovare. Altri esempi. Volete che mi fermo o lo finiamo questi? Che ore sono? Aspettiamo altri 5 minuti, poi ci fermiamo. Liston e Giordano, chi sa che questa azienda di che cosa si occupa? Pavimenti, finto legno praticamente, i listoni, no? Quelli che sostituiscono il parquet vecchio tipo, eh? Bene, la Liston e Giordano fa parte del Liston e Giordano fa parte di un gruppo che è il gruppo Margaritelli. Questi sono partiti dalle traverse ferroviarie e sono arrivate addirittura oggi all'arredamento sofisticato. Perché si occupano del mercato dell'arredamento per interni, hanno un prodotto guida che è il listone oggi, con determinate caratteristiche tecniche, e hanno raggiunto una produzione ad alti livelli di qualità. Addirittura loro attuano
o meglio, organizzano la propria vendita in parte attraverso una rete franchising, in parte anche con punti vendita diretti. Quindi vedete che il successo della loro idea è legato al mercato, al prodotto e all'organizzazione che si sono dati, per cui hanno diversificato la loro produzione, la loro offerta. Tenete presente che tutto è partito dall'attività di lavorazione del legno da parte della famiglia Margaritelli alla fine del 1800. Ma anche altri esempi, per esempio la Costa Crociere, che voi sentite la Costa. La Costa è nata, la Costa non era altro se non un'azienda, cioè era un'azienda il cui armatore si occupava del trasporto merci. Ok? Erano navi mercantili. Poi però hanno, in un certo senso, ecco, siccome la famiglia Costa era una famiglia che aveva impostato la propria azienda in maniera patriarcale, a un certo punto hanno raggiunto una situazione di crisi nel settore delle navi mercantili e quindi sono riusciti a diversificarsi, dandosi un'organizzazione più manageriale, capendo i capi, l'armatore, la famiglia dell'armatore, capendo che non potevano più gestire loro direttamente perché non avevano quelle competenze manageriali tali da poter, eccetera, eccetera, e vedete che adesso oggi Costa è solo Costa Crociere. Stesso discorso, altre aziende come la Cartel, non so se ne avete sentito parlare, ma della Cartel, producono oggi sedie stilizzate, eccetera, eccetera. La Cartel si è praticamente diversificata, se non sbaglio lo incontriamo, proprio diversificando il proprio mercato. Prima si occupavano di oggetti d'arredamento, così, mobili, diciamo, complementi così d'arredo. Sì, poi hanno attraversato un periodo di crisi e hanno capito come specializzarsi in un determinato settore, quello delle sedie, da cucina soprattutto. Diciamo, sedie da cucina, vuoi fare un business? Sì, lo hanno fatto. Carpisa, lo conoscete un po' tutti, Gruppo Cuvera SPA, praticamente è riuscita a ritagliarsi un mercato internazionale, quindi tra le sue strategie, diciamo, di successo è stato quindi l'ampliamento del mercato. Oggi produce una borsa di qualità che rappresenta un made in Italy a prezzi contenuti, quindi abbiamo anche una, diciamo, una strategia di prodotto vincente. Tenete conto che noi magari Carpisa non lo vediamo come oggi, come possiamo vedere Samsonite, The Bridge, per dire marche così, ma all'estero Carpisa ha molto più importanza e valore rispetto a quello che diamo noi oggi in Italia a questa azienda. E sono napoletani, voglio dire, non è che hanno creato tutta una rete in franchising, come quelle che troviamo nel nostro centro commerciale, i nostri centri commerciali, ma anche di negozi di gestione diretta con un design italiano e una produzione totalmente decentrata in Cina. Vedete, strategie vincenti a livello di organizzazione di impianti in Cina. Tutto ciò che viene venduto, marchio italiano, eccetera, eccetera, qui in Italia non c'è uno stabilimento di produzione della Carpisa. Qui si sono sommate in questo gruppo le competenze storiche di due famiglie napoletane che operavano nel settore della pelletteria. Una di queste due famiglie è anche proprietaria di Intimissimi Calzedonia e Yamamay. Non so se lo sapevate, se non lo sapevate adesso lo sapete. Ci fermiamo qui, va bene? Facciamo una pausa di 5 minuti perché vediamo di affrontare un altro piccolo aspetto. Per chiudere anche questo argomento. Ci rivediamo tra 10 minuti, ok? Allora, continuiamo nella nostra analisi relativa allo sviluppo delle piccole e medie imprese e soprattutto all'adozione di quelle che possono essere le diverse strategie decisionali dell'impresa. Vediamo un po' di concludere con gli ultimi concetti importanti che sicuramente possono anche riguardarvi più da vicino nel momento in cui intendete avviare la vostra azienda. Allora, innanzitutto parliamo di decisioni in merito ai confini d'impresa. Dunque, per quanto riguarda le decisioni inerenti ai confini della propria impresa, esse devono tener presente quelli che sono i diversi livelli di gestione. Noi abbiamo tre differenti tipi di livelli di gestione. Abbiamo una gestione strategica,
che è quella forma di gestione d'azienda in cui le decisioni vincolano l'impresa nel medio-lungo periodo e disciplinano i rapporti della stessa impresa con l'ambiente circostante. Parliamo però anche di gestione direzionale nel momento stesso in cui noi ci occupiamo soprattutto di programmazione, organizzazione e controllo della nostra azienda, ma anche ovviamente di gestione operativa, cioè quella forma di gestione attraverso la quale noi trasformiamo in atti concreti tutte quelle attività che noi abbiamo immaginato o comunque abbiamo in un certo senso definito in maniera, da un punto di vista strategico e manageriale. Ovviamente le decisioni strategiche, in questo caso, danno luogo a che cosa? A tre forme differenti di strategie. Strategie complessive o di corporate. Abbiamo visto che cosa significa il concetto di corporate, cioè strategie complessive che riguardano l'azienda nel suo complesso, nell'immagine, riguardano l'immagine che ha l'azienda sul pubblico esterno, ok? Strategie di business, dove abbiamo visto che per business intendiamo attività economica vera e propria, e strategie funzionali, cioè strategie che riguardano appunto le funzioni, le attività strettamente svolte di produzione e di erogazione di servizi da parte dell'impresa. Quindi, parlare di decisioni strategiche significa anche parlare di strategie, quindi complessive o di corporate, che riguardano, abbiamo detto, l'attività complessiva dell'impresa o gruppo. Parlare di strategie di business significa parlare quindi di strategie competitive, e ovviamente, che poi sono anche le strategie di base, che sono quelle inerenti proprio allo svolgimento dell'attività economica dell'azienda, e che devono soprattutto essere mirate queste strategie al disciplinare, a dare in un certo senso delle indicazioni ben precise da seguire alle singole unità di attività e alle singole divisioni in cui è suddivisa la nostra impresa. E poi, come avevamo visto prima, le strategie funzionali, che sono quelle che riguardano tutte le aree funzionali dell'azienda, ok? Adesso, quindi, vediamo di analizzare un po' più schematicamente tutto quello che ci siamo detti finora. Allora, parlare di sviluppo di impresa significa chiedersi come fare per perseguire le proprie finalità e i propri obiettivi, o il proprio obiettivo principale. Attraverso, in un certo senso, due direttive differenti. Vediamo la prima. Innanzitutto, andando ad affrontare e ad analizzare l'attrattività del settore. Cioè, ci dobbiamo porre la domanda e dire, perché la mia impresa si possa sviluppare? In quali settori dovrò operare? Ok? Questo porta l'impresa, ovviamente, a definire la strategia di corporate. Ma parlare di sviluppo di impresa significa anche individuare quello che sarà il proprio vantaggio competitivo. Cioè, come dobbiamo competere, come dobbiamo, in un certo senso, affrontare il nostro mercato competitivo, cioè il mercato costituito da altri, da altre imprese mie concorrenti, e quindi come riuscire a individuare il mio posizionamento, l'abbiamo chiamato nei giorni precedenti, strategico, competitivo, di vantaggio rispetto agli altri. E per far questo, che strategia devo adottare? Bravo, ok? Strategia di business, strategia proprio della mia attività. Vedete questo schema? Allora, chi è che me lo interpreta? Chi mi riesce a interpretarlo o come lo riesce a interpretare? Come lo leggete? Vediamo un poco se riusciamo. Immaginiamo di essere i titolari di un'impresa, no? E quindi dobbiamo sviluppare la nostra impresa nel medio-lungo periodo.
Allora, proposte? Partiamo dal... Un'intenzione strategica. Ci sono due parti, nel senso che una strategia decisa... Che cosa intendi tu per intenzione strategica, Gabriel? Cioè, secondo voi l'intenzione strategica significa... L'individuazione di un obiettivo, no? Da raggiungere. Per cui io, appunto, quindi ho questa è l'intenzione, intendiamo come idea di raggiungere l'obiettivo, o intendo raggiungere il mio obiettivo, no? D'impresa. Per cui attuo una strategia. Ma cosa accade nell'attuare questa strategia dell'intenzione, che interessa la mia intenzionalità a raggiungere quell'obiettivo? Quando ci si mette sul mercato comincia a modellarsi, quindi una parte iniziale viene abbandonata. Se si concentra su quella possibile, la strategia decisa, e ti va a modellare a sua volta, ci saranno le parti che non si attueranno, fino ad arrivare a una strategia realizzata. Esatto, praticamente è questo. Allora, io ho la mia intenzione, io ho il mio obiettivo di collocamento nell'ambito del mercato affinché possa raggiungere appunto quel vantaggio competitivo. Quindi attuo una strategia che inizialmente non è specifica, no? Cioè non è, diciamo, espressa nei minimi termini, va bene? Perché io devo vedere che impatto ho con il mercato comunque. Per quanto io possa prevedere la reazione del mio mercato, non lo posso immaginare in toto al 100%. Quindi nel momento stesso in cui comincio ad applicare la mia business idea con le mie strategie e la comincio a realizzare, ad attuare, comincio a darle una forma, a darle vita, automaticamente mi rendo conto che devo un po' limare qualcosa per poter realizzare poi, per poter decidere il percorso da intraprendere in maniera quasi perfetta, cioè da poter capire come muovermi, decidere come muovermi con la mia strategia. Quindi automaticamente vado a tralasciare alcuni aspetti, abbandonerò alcuni aspetti. Nel momento in cui ho abbandonato questi aspetti, ho individuato in maniera precisa, ho deciso di percorrere questa strada in questo modo, automaticamente cosa accade? Raggiungo la realizzazione della mia strategia, ma nel questo secondo, ulteriore, terzo step, quello della realizzazione delle mie strategie di impresa, mi renderò conto che magari non sarò in grado di poter attuarne un'ulteriore parte, perché il mercato mi sta portando ad affrontarlo in un certo modo e quindi una parte io l'ho abbandonata ab origine, all'inizio. Un'altra parte non lo attuo perché probabilmente non mi permette di realizzare un'economia, ok? E quindi capisco cosa devo fare di preciso per poter acquisire il mio vantaggio competitivo sul mercato. Ma in questa fase, tra la strategia decisa, tra la decisione della strategia e la realizzazione della mia strategia, emergono magari altre esigenze, ok? Che il mercato mi pone, che la domanda mi offre, la domanda esterna. E quindi magari comincio a focalizzare la mia attenzione su una parte emergente della mia strategia, che magari inizialmente non che avessi io sottovalutato, ma che comunque la ritenevo magari parte di un certo complesso di iniziativa che io sto intraprendendo, ma mi rendo conto che una parte della mia strategia emerge perché ha una rilevanza a sé. Ok? E mi porta a completare la realizzazione delle mie strategie. Non so se sono stato chiaro, ok? Lo schema è molto semplice, avendolo interpretato in questa maniera, va bene? Quindi, questo cosa ci fa capire? Che nel momento stesso noi cogliamo una opportunità di business, perché ci rendiamo conto che
Cogliendo quell'opportunità io riesco a compiere un nuovo passo innovativo nella mia produzione o nell'erogazione dei miei servizi, allora se sono un buon imprenditore devo cercare di capire innanzitutto quale strategie devo adottare per poter entrare nel mercato in una maniera diversa, per poter acquisire una posizione importante nel mercato che mi possa garantire un certo fatturato. Però non posso minimizzare sin dall'inizio la mia idea, la devo considerare un po' nel suo complesso, ok? Perché so che ci saranno alcuni aspetti che dovrò poi trascurare, o che ci saranno alcuni aspetti che io non attuerò perché alla fine non me lo posso permettere in relazione, come dice Caparezza, in relazione a quello che io ho come risorse, ok? Quindi a un certo punto, cioè all'inizio io già quando mi sto inserendo ho una certa idea, mentre mi sto inserendo nel mercato mi rendo conto che una parte la devo abbandonare perché ci spreco risorse. Decido qual è la strada da percorrere, ma nel momento in cui io decido la strategia non vuol dire che ho individuato la strategia perfetta, ok? Cerco di realizzarla, c'è un'ulteriore parte che la tralascio, però automaticamente devo essere vigile e attento per cogliere eventuali spunti ulteriori che comunque, se sono un'azienda efficiente, più che efficace, devo riuscire subito a soddisfare come esigenze, perché mi trovo già nel passaggio finale dalla decisione alla realizzazione. Quindi non mi posso permettere di ritornare indietro e ripensare nuovamente il tutto. Sto perdendo tempo, sto sprecando risorse, denaro, uomini, macchinari, eccetera, eccetera. Questo è un ciclo che interessa tutti i livelli di impresa. Anzi, a maggior ragione, le piccole imprese. Infatti, molte volte, quello che leggete lì è ciò che accade. In un determinato contesto di mercato piuttosto turbolento, se noi non siamo elastici nell'elaborare le nostre strategie, probabilmente entreremo in crisi, o meglio, entrerà in crisi la nostra strategia, la nostra pianificazione strategica formale. E qui io mi ricollego a quello che dicevo l'altro giorno. Se io redigo un business plan, il business plan deve essere un documento non rigido, perché se lo rendo rigido o mi sono inventato l'impossibile e quindi non incontrerò difficoltà, oppure già dai primi passi troverò enormi difficoltà se non l'ho reso flessibile, non l'ho reso elastico. Nel business plan ci devo continuamente intervenire e revisionare, ma non ponendomi obiettivi assurdi, revisionandolo in relazione a quello che è l'impatto che sto avendo col mio mercato in quel momento. Ciò quindi non significa che non si può o non si deve fare strategia, significa solo capire che una strategia deve essere un'attività flessibile. Quindi io devo avere ottime capacità di strategic thinking, ok? Di buone capacità di pensare strategicamente e sapermi adattare in ogni momento a quelle che sono le variabili che mi portano quasi, che mi spingono fuori, ok? Da quello che è, diciamo, l'ambito in cui io sto cercando di inserirmi. Occorre pensare costantemente al posizionamento strategico dell'impresa, abbandonando il calcolo probabilistico, probabilmente se io faccio così sicuramente farò affari, no, e cercando di abbracciare quanto più possibile l'arte, guardate, l'arte del possibile, sviluppando intuito e capacità di interpretare i segnali deboli. Sembrerà una stranezza, ma l'imprenditore è anche un artista. Perché come l'artista riesce a capire come fare per esprimere la propria creatività, perché anche l'imprenditore è un creativo, in modo tale da incontrare, diciamo, da incontrare i favori
dell'esterno, dell'ambiente esterno. Ok? Infatti i migliori creativi di solito diventano anche ottimi imprenditori, eh? Guardate il campo della moda, per esempio. Quindi l'imprenditore deve essere capace di guardare insight, cioè di percepire, di capire in ogni momento le situazioni complesse e saper un attimo adeguarsi, sapersi adeguare meglio. Deve anche però essere in grado di attuare di svolgere un'attività di foresight, cioè di guardare oltre, di prevedere quali saranno i futuri sviluppi di scenario. Perché noi non lo possiamo immaginare, no? Ok, no, o meglio, lo possiamo immaginare, lo possiamo prevedere, ma la certezza assoluta non ce la può dare nessuno. E quindi devo avere ottime capacità di strategic thinking. Ovviamente, intuition, devo avere intuizione, valutare la veridicità di una previsione futura, la fattibilità. Va bene? Quindi, questo cosa vuol dire? Vuol dire elaborare costantemente una vision, utilizzando innanzitutto tutte le proprie risorse umane. Questo è ovvio. Poi, quindi, creare momenti di condivisione e di coordinamento che possono generare apprendimento e che permettono di rielaborare continuamente la vision aziendale. Sviluppando un modello che viene definito di learning organization, organizzazione dell'apprendimento. Ok? Organizzazione dell'apprendimento aziendale all'interno, che deve essere flessibile, interattivo e aperto all'innovazione. Va bene? Finito, come potete vedere. Ok? Questi sono dei cardini fondamentali. Io preferisco a chi come voi si avvicina al mondo dell'autoimprenditorialità impartire indicazioni, dare indicazioni di questo tipo, dove c'è anche nozione, però forse non ve ne siete tanto resi conto, perché comunque facciamo un discorso organico, sviluppiamo e cerchiamo sempre di immaginarci noi nella nostra azienda, va bene? Però è questo vuol dire pensare ad uno sviluppo di impresa, di piccola impresa soprattutto, pensare a cosa significa adottare una strategia decisionale vincente. Va bene? Allora, questo è un argomento che, come vedete, siamo riusciti a terminare, che troverete, io poi farò inserire anche come dispensa, nel nostro gruppo su Facebook, per chi ovviamente intende scaricarlo, spero che lo facciate. In quest'ultima parte, in questi ultimi 20 minuti della mattinata, come vi avevo anticipato prima, vorrei un attimino affrontare con voi, analizzare con voi una delle opportunità che attualmente esistono a livello regionale per quanto riguarda la ricerca di opportunità, di agevolazioni, di finanziamenti che vanno, diciamo, che non riguardano gli altri strumenti di cui abbiamo parlato negli altri giorni e che, se avete bisogno, magari possiamo riprendere anche, se abbiamo tempo, nella giornata di domani o anche in futuro. Ovviamente io resto a vostra disposizione, tanto sapete come contattarmi per qualsiasi ulteriore chiarimento. Ok, poi abbiamo anche l'esempio, sei riuscito a fare... io non ho fatto quel lavoro lì, Gabriele, però comunque vediamo... Eventualmente lo facciamo domani mattina, se non riusciamo prima all'inizio. Intanto vediamo un poco, dicevo, questo strumento agevolativo che non è... finanziamenti per microimpresa o per lavoro autonomo gestiti da Invitalia, non è il bando Nidi, ma è un altro bando molto 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 interessante, anche perché è partito da pochi mesi, dalla fine dell'anno, e che riguarda soprattutto le imprese innovative e che prende il nome di Smart e Start. Vediamo un poco, vediamo se riusciamo a metterlo in visualizzazione intera, a schermo intero. Ok, allora, Smart e Start è sempre questo è un bando che viene gestito sempre dall'agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di imprese in Vitalia, ex Sviluppo Italia. Questa è la presentazione ufficiale che è stata fatta a novembre a Bari, diciamo le slides sono quelle là, ufficiali di Invitalia. Qual è, abbiamo parlato gli altri giorni, qual è la missione? Vedete, adesso quando parliamo missione sappiamo che cosa vuol dire alla fine questo termine mission e quali sono gli obiettivi che si pone Invitalia. È un'agenzia governativa che quindi ha l'obiettivo di contribuire ad accrescere la competitività del paese, in particolare del Mezzogiorno. Quali sono le principali linee di intervento di Invitalia? Favorire l'attrazione degli investimenti esteri, ok? Quindi favorire l'internazionalizzazione anche del nostro mondo imprenditoriale, sostenere l'innovazione e la crescita industriale, e questo bando che vedremo è proprio rientra in questo ambito, valorizzare anche le potenzialità dei territori, inteso come risorse ovviamente dei territori, tra cui ovviamente le risorse umane. Invitalia svolge la propria attività di supporto attraverso queste linee di intervento che riguardano gli incentivi, i brevetti, cioè incentivi per la brevettazione e la valorizzazione economica anche dei brevetti, che è molto importante. Molte volte magari qualcuno ha un'idea, crea un qualcosa, però comunque lo deve registrare, lo deve brevettare, quindi magari comporta ciò dei costi notevoli, soprattutto se parliamo di brevetti internazionali, no? E Invitalia supporta molto iniziative di questo tipo. Finanziamenti per l'autoimpiego, ne abbiamo già parlato, sostiene in questo modo Invitalia l'avvio di piccole attività imprenditoriali, favorisce le giovani imprese attraverso la promozione dell'imprenditorialità giovanile in forma societaria, ma per quanto riguarda la creazione, specifico meglio, la creazione di attività di impresa volte alla produzione o all'erogazione di servizi a soggetti, a terze imprese, non direttamente all'utente finale. Okay? La novità è questo Smart Start, attraverso il quale Invitalia promuove la nascita di imprese che puntano sull'innovazione, sulla ricerca e sulle attività digitali. Okay? Rilancia le aree di crisi industriale, sostenendo l'incremento, l'incremento e la stabilizzazione dell'occupazione nelle aree particolarmente in crisi, creando, sviluppando anche nuove unità produttive, creando degli incubatori cosiddetti di impresa. Sapete che cosa sono gli incubatori di impresa? Sono dei distretti di impresa, solitamente costituiti per l'incubatore di imprese Invitalia da aziende che sono nate grazie alle agevolazioni Invitalia, che in un certo senso fanno distretto, fanno cluster in un determinato ambito territoriale. E poi attraverso i cosiddetti contratti di sviluppo, con i quali vengono finanziati programmi di investimento di un certo tipo, ad alto impatto sul territorio e in una logica di filiera produttiva. Questo soprattutto nel settore turistico lo fa Sviluppo Italia, intervenendo direttamente anche come soggetto finanziatore nella creazione di realtà di questo tipo. Comunque, ritornando al nostro Smart Start, qual è la finalità? È quello di, attraverso questo nuovo incentivo, rafforzare la competitività dei sistemi produttivi. Vedete che adesso parlare in questi termini, credo, spero che sia un po' più facile da intuire rispetto a sabato scorso, no? O meglio, rispetto a sabato scorso. Sviluppare l'economia digitale favorendo il trasferimento tecnologico attraverso un sostegno alle imprese meridionali che puntano sull'utilizzo delle tecniche e tecnologie digitali, la grafica 3D, voglio dire, trionfa in questo senso. Valorizzando i risultati della ricerca, quindi vedete l'innovazione anche nella ricerca e sviluppo, e quindi innovazione in senso più ampio del termine, con tutte le sfaccettature che noi conosciamo. Addirittura sono stati messi a disposizione 190 milioni di euro, che derivano dalle risorse del Piano Operativo Nazionale, del SIL, del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale 2006, e da risorse PON, eccetera, eccetera. Ovviamente è stato rifinanziato Smart Start anche con il PON Ricerca e Competitività 2014-2020, con il nuovo fondo, cioè i fondi ci sono,
Anche perché non è che ne stiano arrivando tantissime di richieste di finanziamento in questo tipo, per questo tipo, perché è facile pensare un'idea di impresa, ma è difficile pianificarla, soprattutto nel settore dell'innovazione tecnologica, della tecnologia digitale, dell'economia digitale. Attenzione, c'è una differenza qui sostanziale nel parlare tra di tecnologia digitale e di economia digitale, perché infatti lo smart start, finanzia sia le iniziative che adottano nuove tecnologie digitali, ma anche quelle iniziative che permettono di realizzare delle economie digitali, cioè migliorare l'offerta abbattendo i costi e sfruttando le innovazioni digitali, sfruttando le nuove, le nuove frontiere della digitalizzazione. Allora, le agevolazioni dello Smart Start sono di due tipi. La linea Smart, che riguarda contributi a fondo perduto attraverso i quali sostenere la gestione dell'azienda nei primi 4 anni di attività. Vi posso garantire che è un grande contributo a fondo perduto. La linea Start, che potrebbe riguardare maggiormente voi, tenete conto che le due agevolazioni si possono anche accumulare tra di loro. La linea Start riconosce contributi a fondo perduto per l'investimento iniziale, per creare inizialmente l'impresa. I contributi vengono erogati come parziale rimborso di costi sostenuti dall'impresa beneficiaria, una volta che quell'impresa presenta già delle fatture quietanzate, pagate. Queste due agevolazioni sono cumulabili, addirittura possono arrivare a 500.000 euro in 4 anni per ogni impresa beneficiaria, cioè è una cifra veramente importante. Chi sono i destinatari? Le imprese di piccola dimensione, quelle che sono state costituite da meno di 6 mesi, quelle che sono organizzate in forma di società, quelle controllate da persone fisiche e che sono ubicate nelle nostre regioni meridionali. Queste agevolazioni, guardate bene, possono essere richieste anche da persone fisiche che intendono costituire una nuova società. Parlavamo con Anna Rosa l'altro giorno, no? Ad esempio, la costituzione della società per richiedere i finanziamenti, Anna Giulia, scusami, per richiedere i finanziamenti microimpresa, no? Anna Giulia e Rosa, quindi vi ho uniti. Per richiedere i finanziamenti microimpresa, lì ad esempio il richiedente è già la società, quindi deve aver costituito la società. Qui no. È una dichiarazione di intenti che noi facciamo all'interno del business plan, nel quale diciamo che noi siamo Tizio, Caio e Semproni e costituiremo una società nel momento stesso in cui. Attenzione, tra questo Tizio, Caio e Semproni ci possono essere già imprese esistenti anche, ok? Anche grosse imprese affermate sul territorio. Vedremo poi, se abbiamo tempo, che cosa vuol dire questo. Comunque c'è il sito dedicato, se andate sul sistema Puglia, l'avete visto, abbiamo visto ieri. C'è proprio tutto e poi il sito dedicato www.smartestart.invitalia.it. Quali sono i destinatari? Le attività. Quindi finanzia nuove imprese con progetti imprenditoriali che hanno forti caratteristiche di innovatività, ad esclusione di alcuni settori quali pesca e acquacoltura, produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e il settore carboniero. Questo perché? Perché questi sono settori che sono finanziati e agevolati da altre tipologie di intervento, per cui non è possibile intervenire anche in questi settori. Tra l'altro, neanche nella siderurgia, nella costruzione navale e nella produzione di fibre sintetiche. Lo smart, quindi lo smart abbiamo detto che è quella linea di intervento per i costi di gestione. Ok? Io però prima che smart andrei a vedere lo start. Vabbè che tanto sono poche slides, vediamolo velocemente, se no poi non ci riusciamo a tornare più. Quindi, quali sono i costi ammissibili che vengono finanziati a fondo perduto? Innanzitutto con questa linea Invitalia fornisce contributi a fondo perduto per coprire in parte i costi di gestione che sono stati sostenuti dalla società beneficiaria nei 48 mesi, ok? Cioè nei 4 anni successivi alla presentazione della domanda. Quali sono questi costi? Gli interessi sui finanziamenti esterni che sono stati concessi all'impresa, le spese di affitto di impianti, di attrezzature e macchinari tecnologici o tecnico-scientifici che sono fondamentali per svolgere l'attività di impresa, eventuali canoni di leasing che riguardano gli impianti, le attrezzature e macchinari tecnologici o tecnico-scientifici,
nuovi di fabbrica e necessari all'attività di impresa. I costi di ammortamento degli impianti, delle attrezzature, dei macchinari tecnologici o tecnico-scientifici, che siano sempre nuovi di fabbrica e necessari all'attività di impresa. E i costi anche salariali che riguardano il personale dipendente subordinato. Quindi un contributo su tutti questi costi. Si può ricevere un contributo annuo fino a 50.000 euro, fino ad avere un massimo di 200.000 euro in 4 anni a fondo perduto, da quando abbiamo presentato della domanda. Però, ovviamente, non è tutto oro quello che luccica, no? Perché ovviamente viene richiesta un'assunzione di responsabilità anche della nuova realtà imprenditoriale. Questi costi, questo contributo, deve rappresentare una percentuale che può variare tra il 15 e il 35% dei costi che sono stati ammessi ogni anno dall'azienda. Quindi non è che ti danno 50.000 euro perché tu hai sostenuto 50.000 euro. Se tu hai sostenuto 50.000 euro di costi di gestione, te ne daranno al massimo il 35% per quell'anno. Ok? Per le domande presentate da start-up innovative, addirittura questo contributo può arrivare fino a 300.000 euro in 4 anni. Qui abbiamo la tabella di come funziona il contributo, vedete? 200.000 euro come contributo massimo, il primo anno 50, il secondo 50, il terzo 50, il quarto 50. Per i primi 3 anni in Puglia si coprono praticamente, il contributo va a coprire fino al 35%, come dicevo prima, dei costi annuali ammissibili. Al quarto anno invece il contributo, che può arrivare a 50.000 euro, comunque sarà un contributo che riguarderà il 25% dei costi che io ho sostenuto. È un rimborso praticamente, ok? Che per i primi 3 anni è... Il costo l'hai fatto. Sì, è normale. Io non posso non aver pagato le utenze, i dipendenti, parliamo di costi di gestione, ok? Smart finanzia quindi le società che propongono progetti di impresa, che prevedono, attenzione, soluzioni tecniche, organizzative o produttive nuove rispetto al mercato di riferimento, ok? Ecco dove sta l'innovazione. Anche riguardo alla riduzione dell'impatto ambientale, quindi non tecnologie in senso stretto, ma che siano innovative dal punto di vista tecnico, ma anche organizzativo e produttivo. Io offro un prodotto o servizio, lo offro in maniera diversa da un punto di vista organizzativo, ok? O da un punto di vista appunto produttivo, in maniera altamente innovativa rispetto a come viene fatto sul mercato, va bene? Non solo, ma i finanziamenti smart li posso avere io come impresa nel momento in cui anche io amplio il mio obiettivo, o meglio, il target di riferimento, il mercato di riferimento a cui è rivolto il mio prodotto e servizio, rispetto a quello che è il mio attuale bacino di utenti, di clienti, ok? O anche nel momento in cui sviluppo o vendo prodotti o servizi innovativi, quindi l'innovatività non solo nelle tecniche o negli impianti utilizzati, che utilizzerò, non solo dalla innovatività nell'organizzazione della mia produzione o innovatività nel prodotto, ma anche nello sviluppo, nella vendita, nelle strategie di marketing che attuerò. Anche lì è innovazione e anche per quello potrò essere finanziato, che sicuramente comporteranno un miglioramento rispetto ai bisogni del cliente, oppure che mi permetteranno di individuare nuove esigenze nel mercato di riferimento, anche attraverso una combinazione innovativa tra prodotto, servizio e mercato. Quindi vedete, molta ricerca, molta analisi. Oppure vengono finanziati i costi di gestione attraverso la linea smart, laddove io presento dei modelli di business orientati all'innovazione sociale, anche per quanto riguarda l'offerta dei prodotti o servizi che individuano nuovi bisogni sociali, ok? O ambientali. Quindi anche un'attività di impresa di assistenza sociale, ok? Che non è che si dota di nuove tecnologie o di nuovi impianti tecnologici, può essere finanziato con smart, perché magari intercetta in maniera innovativa nuove esigenze a livello sociale. Ovviamente tutto questo deve essere esplicitato nel business plan.
Chi sono i destinatari? L'abbiamo detto, le nostre regioni, e questo per lo smart. Per lo start, velocemente, invece, abbiamo detto le start è la linea che ti fornisce contributi per l'avvio dell'impresa, per acquistare tutto ciò che ti serve per avviare l'impresa. Quindi prevede contributi a fondo perduto e per l'acquisto degli impianti, delle attrezzature, dei macchinari tecnologici, che devono essere tecnologici o tecnico-scientifici, delle componenti hardware e software funzionali alla realizzazione del programma di investimento. Ecco quello che dicevamo, la grafica in 3D alla fine si sposa proprio bene. Ancora, spese di investimento sono l'acquisizione di brevetti e licenze, di certificazioni, di know-how, quindi di formazione anche, e di conoscenze tecniche, che anche non brevettate, ma che sono strettamente connesse alle esigenze di produzione e di gestione dell'impresa. E poi anche le spese relative alla progettazione, allo sviluppo, alla personalizzazione, al collaudo di soluzioni architetturali informatiche o di impianti tecnologici produttivi, ma anche le spese che io sosterrò per consulenze specialistiche a livello tecnologico funzionale rispetto al progetto di finanziamento, di investimento. Qui, affinché nel momento in cui io ottengo i contributi, devo realizzare il mio programma di investimento, significa devo effettuare tutti questi acquisti entro 18 mesi dalla data dell'ottenimento del contributo, un anno e mezzo. Vedete che anche ci mettono poco per decidere in merito, in 2 mesi deliberano sulla nostra richiesta con lo Smart and Start, e in questi 2 mesi siamo chiamati anche per il colloquio presso la sede regionale in Invitalia. In che cosa consistono le agevolazioni? Ogni società può ricevere fino a 200.000 euro che si suddividono in questo modo. Contributi a fondo perduto per le spese di investimento che sosteniamo per avviare l'attività di impresa, e anche fino a 5.000 euro per servizi di tutoring tecnico gestionale. Quindi se avete bisogno di me, anche il mio intervento è coperto in questo caso. Lo farei anche gratuitamente per voi, non ci sono problemi. Però per farvi dire, quando avete bisogno di anche tecnici che vi possano fare da mentori o da guida, dei tecnici specializzati, sono fino a 5.000 euro, sono coperti anche queste spese. Il contributo poi copre una percentuale che non supera il 65% delle spese ammissibili, quindi non tutto il 100%, ma fino al 65%, che però raggiunge il 75% se i soci della società sono donne o under 36, in maggioranza. Ok? Quindi se io devo spendere praticamente 60.000 euro, devo effettuare di investimenti, 45.000 euro mi saranno erogati a fondo perduto, 15.000 euro devo attrezzarmi, o comunque magari nella compagine sociale che vado a indicare dirò che ci sarà anche un mio socio, sarà l'impresa X che potrà finanziare quei 15.000 euro. Quindi non lo vedete come un qualcosa di difficile questo, ok? Dovete soltanto trovare il partner giusto, ma stiamo parlando di innovazione tecnologica, stiamo parlando di innovazione anche nell'erogazione, a livello gestionale, quindi magari la vostra idea, la vostra business idea può essere anche una ottima soluzione. Ok, una soluzione vincente per un'impresa già esistente che magari incontra difficoltà nell'offerta dei propri servizi e che quindi è subito pronta a partecipare con voi alla società, perché voi avete l'idea, loro hanno il capitale, insieme creiamo un'impresa, hanno quella parte di capitale necessario. I servizi di tutoring sono erogati durante la fase di realizzazione ovviamente dei programmi di investimento. Quindi, quali società finanzia Start? Finanzia quelle società che operano nell'economia digitale, e noi sappiamo che cosa vuol dire economia digitale, cioè vogliono realizzare programmi di investimento attraverso i quali sviluppare o produrre servizi e prodotti digitali, come il settore della grafica 3D, oppure intendono adottare tecnologie digitali come elemento che gli permetterà di attuare nuovi processi o nuovi modelli di business, quindi non proprio grafica 3D, ma perché, ad esempio, praticamente adottiamo la grafica 3D per poter
creare un'azienda di mobili, parlavamo oggi, con un'offerta ben diversificata dal punto di vista delle strategie rispetto a quello che troviamo di solito, con un miglioramento conseguente dell'efficienza della gestione, dell'organizzazione e della produzione. E oppure quelle società che realizzano programmi di investimento a forte contenuto tecnologico, ponendosi come obiettivo la valorizzazione economica dei risultati ottenuti dalla ricerca, anche ricerca pubblica e privata, ricerca anche di aziende, soggetti pubblici o di aziende privati terze. Dimmi. Sì, ce ne sono anche altri, però sulla stessa iniziativa non potete cumulare due agevolazioni. Io, questi sono finanziamenti in de minimis, quindi se io non ho avuto... Prego. Se io c'è l'energia elettrica, la uso tramite... uso l'energia eolica piuttosto che l'energia elettrica, ci sono dei vantaggi anche per gli investimenti... Ripeto, sugli investimenti, se io devo acquistare determinate un'attrezzatura X... Allora, per acquistare quell'attrezzatura io posso sfruttare o questo o un altro opportunità, non tutte e due insieme sulla stessa. Nello sviluppo della mia impresa posso accumulare diversi finanziamenti per poter gradatamente costruire e far crescere la mia impresa, va bene? Quindi se io ho costruito una pala eolica per cui ho avuto il finanziamento Smart Start, probabilmente se io voglio in futuro implementare la potenza produttiva di quella pala eolica, potrò sfruttare un ulteriore finanziamento, ma non posso sfruttare due finanziamenti diversi sulla stessa creazione di quella pala eolica, va bene? Nello stesso momento. Questo vale per tutte le agevolazioni, di qualsiasi settore parliamo. Anche lo START finanzia come al solito le nostre regioni. Ovviamente, quando siamo finanziati? Quando risulta essere diciamo positiva la valutazione delle nostre domande, che vengono valutate in ordine cronologico di invio. La valutazione innanzitutto tiene conto dei requisiti di accesso, quindi se ci sono tutti i requisiti soggettivi formali, nel senso che siamo, per esempio, abbiamo chiesto la percentuale maggiore perché siamo al di sotto dei 36 anni o maggiormente donne. Comunque questa valutazione si basa su criteri fondamentali: la coerenza della vostra competenza con il vostro progetto, valutazione nel merito, l'idea, l'innovatività che presenta la vostra idea o il vostro modello di business e la capacità che voi avrete di introdurre questa business idea ovviamente nel mercato di riferimento. Ok? Altro oggetto di valutazione: la potenzialità del mercato di riferimento e la coerenza con quelle che sono le strategie di ingresso, la fattibilità tecnica del programma di investimento e la sostenibilità economica e finanziaria. Cioè, io ho pianificato questi investimenti perché su 60.000 euro che mi verranno a costare, al netto d'IVA sempre, usufruirò del vostro finanziamento Smart Start più 15.000 euro di mezzi propri apportati da uno dei soci o dalla società, o più un credito bancario, oppure più risorse proprie da noi cumulate come soci e che mettiamo di tasca nostra, e via discorrendo. Come dicevo, è previsto un colloquio con i soci della società proponente. Come vengono concesse le agevolazioni? Una volta che abbiamo esito positivo nella valutazione, viene trasmesso alla società beneficiaria a mezzo di posta elettronica certificata questo esito. Le richieste di erogazione saranno subito presentate mediante procedura informatica, quindi telematicamente, oppure, e dovranno quindi documentare poi le spese sostenute successivamente, ovviamente facendo notare la disponibilità dei locali dove avrà sede la nostra iniziativa, e ovviamente saremo soggetti ai sopralluoghi effettuati da Invitalia per verificare l'avanzamento del programma di investimento. Tempistica: la valutazione si conclude in 2 mesi dall'invio della domanda e praticamente la società beneficiaria deve accettare il provvedimento di concessione entro 40 giorni dalla ricezione della valutazione positiva. Possiamo anche rinunciare, eventualmente.
Per richiedere l'erogazione degli incentivi SMART dobbiamo presentare poi, dopo, entro 60 giorni dal completamento della relativa annualità, ovviamente dobbiamo presentare questa richiesta con la documentazione dovuta. Possiamo farlo attraverso due stati avanzamento lavori, quindi a conto e saldo, entro 18 mesi da quando ci è stato concesso il finanziamento. Comunque i contributi vengono erogati entro 60 giorni dalla richiesta, sia per l'acconto, primo SAL, che per il saldo. Quindi è molto veloce rispetto ai tempi, la tempistica ad esempio della microimpresa o del lavoro autonomo, che è più ampia, è più lunga. Lì già abbiamo 6 mesi di tempo per la valutazione, ma perché quegli strumenti agevolativi riguardano un po' tutto il territorio nazionale, riguardavano fino a poco tempo fa, adesso sono ritornati solo per le regioni meridionali, quindi si spera che la tempistica nuovamente si possa ridurre, ma comunque per normativa contenuta nel decreto legislativo 185 del 2000, titolo secondo, che disciplina queste agevolazioni in Vitalia, 6 mesi se li prende tutti. Ok? Vedete il motto di Smart Start: connettiti e realizza il tuo progetto. Ok? Questo è molto interessante come bando, eh? Tra l'altro non ha scadenza, se non l'esaurimento delle risorse, ma ancora si devono esaurire le risorse dell'agenda 2007-2013, tenete conto che queste si sommeranno le nuove risorse, quindi tempo c'è, però diciamo può essere già un motivo da parte vostra di probabile soluzione per gli investimenti che andrete a realizzare, se volete realizzare un'impresa, va bene? Ok, allora per oggi abbiamo finito, ci vediamo domani con l'ultima giornata formativa, vediamo un po', Gabriel, quegli esempi, partiamo con quelli e poi vediamo un po' di trattare qualche ultimo argomento, a meno che non c'è qualche richiesta particolare da parte vostra, per cui la possiamo sicuramente prendere in considerazione inizio giornata. Va bene? Arrivederci a domani, salve!